Ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi parliamo del numero 9 di Nick Ryder, le nuove indagini, dal titolo Una voce dal passato. Allora, se arrivate al numero 9 sarebbe stato anche il caso, insomma, di saltare questa recensione e di andare poi al prossimo per tirare un po' le somme, per, insomma, fare un video finale in cui diamo anche un voto tondo alla serie. Però sono sicuro che qualcuno me l'avrebbe chiesto e allora lanciamoci in questa impresa di recensire il numero 9 di Una voce dal passato. Naturalmente questa è una recensione in cui ci saranno spoiler, quindi se state seguendo la serie e ancora dovete leggere il numero 9, leggetelo prima e poi ascoltate quello che dico io. O se non avete mai preso Nick Ryder, insomma, credo sia anche difficile che vi interessi comprare il numero 9 di una miniserie di 10 numeri. Quindi facciamo finta che stiamo parlando con tutta gente che ha letto il numero 9 di questo Nick Ryder. E vi farò anche delle domande, perché è chiaro che ormai stiamo arrivando alla conclusione. Prendiamo, diciamo, alcune cose tecniche. Allora, ritroviamo i testi un'altra volta a Giovanni Ecker, che è alla sua quarta sceneggiatura, perché uno l'ha scritto insieme a Davide Rigamonti, che si stanno naturalmente alternando e passando la mano di volta in volta, tranne in questo numero dove viene presentata la nuova squadra, in cui ci sono entrambi, Davide Rigamonti e Giovanni Ecker. Tra l'altro ritroviamo anche lo stesso disegnatore che era comparso in questo numero, cioè Ivan Ditolo. Lo ritroviamo anche qui. Guarda, un attimo, fatemi controllare, se no ho detto delle fregnacce, invece è giusto. Un'altra cosa, il frontespizio della nuova squadra l'avevamo visto solamente in quel numero che vi ho fatto vedere, in questo qui, e in tutti gli altri numeri invece c'è il frontespizio, il numero che abbiamo visto nel numero 1. Questo a significare che cosa? Che su 10 numeri praticamente, ragazzi, 3 sono dedicate alla nuova squadra, quindi troveremo questo frontespizio 1, 2 e naturalmente il prossimo, perché già si vede alla copertina che abbiamo Nick Ryder, quindi sarebbe anche giusto naturalmente concludere con la nuova squadra, tra l'altro la seconda parte di questa storia, quindi non ci saranno sorprese da questo punto di vista. Allora, partiamo come sempre dal voto alla copertina, a Rosario Rao, al quale mi dispiace, ma io per l'ennesima volta queste copertine non mi hanno mai entusiasmato, tranne forse una volta in cui ho dato un voto sopra la sufficienza. Ragazzi, non riguardo le vecchie recensioni, quindi così a memoria mi ricordo che qualche sufficienza io ho data, forse uno in due albi, però in questo caso, ragazzi, restiamo per me sul 5. Perché? Perché, e a parte che è un po' irreale, perché sapete, è successo questo, facciamo un riassunto, tra l'altro viene fatto il riassunto anche in questa parte, io ho molto apprezzato, perché io, una delle critiche che ho fatto, ragazzi, un giallo, 10 numeri, 10 mesi, quasi un anno di giallo, cioè è veramente complicato, cioè tu nel giallo dovresti andare a ricordarti i vari indizi, i vari avvenimenti, è difficile ricordarselo, più facile in un'avventura, in un altro genere, in un western o con gli Zagor, che a volte vediamo che durano 5, 6, 7 albi, delle serie durano anche 2 anni, no? Però in un giallo io sono sempre contrario, anche Giancarlo Berardi era stato contrario, infatti tutti i Giulia durano solamente un numero, no? Quello mensile, mai si è dilungato in due numeri. E in questo caso è stato fatto, inizialmente è stata portata, ma poi questa qua magari poi la facciamo la prossima volta, questa riflessione su tutta la serie. Però questa macro trama con Alba Digitale è stata portata avanti a cominciare da diversi numeri, se non sbaglio cominciava dal numero 5, poi qua nel 6, quando viene presentata la nostra squadra, è stata portata avanti, vi ricordate, con quella morte del senatore, e qui appunto si scopre che Alba Digitale, oltre ad avere questo intento di sovvertire l'economia mondiale, ricordiamo ancora una volta, con le criptovalute e via dicendo, ha come obiettivo anche quello di uccidere questi personaggi che hanno le mani in pasto, diciamo così, nella finanza. E fra ci troviamo senatori, ci troviamo generali, miliardari, c'è il giornalista, il giudice, il senatore e un'ispettrice, un ispettore della CIA, che in realtà è donna, ispettore della CIA.
Ecco, praticamente stanno morendo tutti a uno a uno, come abbiamo visto, chi ucciso con questa buttata alla macchina, e ne abbiamo visti altri uccisi a caso, come per esempio è successo al giornalista, adesso ce ne sono stati due che vengono uccisi appunto con questo ascensore che viene fatto precipitare, al quale poi c'è anche una battuta all'interno dove si dice che sono ridotti come degli hamburger, ecco, praticamente, quindi già che esce questo corpo intero mi fa storcere abbondantemente il naso in questa copertina. Vogliamo metterci che sia un pochino, vuole portare un pochino la drammaticità con quest'uomo che tira i cavi, ma che sta tirando, se ormai i presidenti sono sfracellati tutti quanti, non c'è più speranza per nessuno, c'è Nick Ryder che serve la scena, gli altri non si sa per quale motivo, dato che comunque sono degli agenti di polizia, devono stare dietro il nastro della giallo police, quando tutti quanti entrano, cioè, vabbè. E comunque sia, non è una copertina che mi fa impazzire. Allora, poi passiamo alla sceneggiatura di Giovanni Ecker, come abbiamo detto, in questo caso Do SV, quindi senza voto. Perché, ragazzi? Perché essenzialmente, qui devo essere onesto, sarebbe come giudicare un film alla fine del primo tempo. Come faccio io a dirlo? A giudicare, a dare... Se dovessi basarmi su questo numero veramente... Per quello che viene raccontato, il voto giusto sarebbe stato 2. Perché se è vero quello che ci è messo qua, è un pochino un po'... Era un po' telefonata la cosa, no? Il corpo di Jimmy che non c'è nella bara è vuota, il corpo di Matt che non c'è, la bara è vuota, tutte e due, Jimmy che colpisce la testa di Nick e lo mette in salvo e via dicendo. Lasciamo presagire che Jimmy fosse vivo. Ed io infatti l'avevo immaginato, non ci avevo granché creduto alla morte sinceramente di Jimmy e di Matt, e io me l'ero immaginato che fosse infiltrato in qualche cosa, o la CIA o l'FBI, qualcosa del genere, in cui erano stati prelevati, messi a indagare su questa cosa e non potevo dire niente a nessuno. Adesso addirittura si scopre che la mente di Alba Digitale era Jimmy. Allora, se veramente è così, io prendo questa miniserie di 10 numeri e faccio un falò, perché non ne voglio assolutamente sapere, vedere di questo personaggio infangato, cioè i 200 numeri di Nick Ryder, in cui Jimmy aveva un ruolo importante, l'abbiamo visto crescere insieme a tutta quanta la squadra, l'amicizia nei confronti di Nick Ryder, di Marvy, del tenente, qui addirittura gli fa venire un infarto al tenente premendo un tasto dalla tastiera, ma veramente è qualcosa di incredibile. Quindi, se dovessi credere a quello che viene raccontato qua, 2. Ma siccome non ci credo, non ci credo, nonostante si veda che lui parla con Nick Ryder, ci sono alcuni indizi che io ho notato, ed è questo qui che dice Nick, perché Nick non sfugge niente, Nick è acuto nelle sue osservazioni, è un segugio. Quindi dice, e qui c'è il capitano Vance che gli dice a Nick: ancora non posso crederci, sei sicuro che fosse Jimmy al telefono? E lui gli risponde: conosco bene la sua voce, non posso sbagliarmi, era solo il tono ad essere differente. Che cosa significa questo qua? Stiamo parlando di Alba Digitale, quindi non è che ci voglia molto a prendere la voce di Jimmy e far credere che sia Jimmy. Ma una voce digitale, anche per quanto possa essere ben fatta, no? Presa anche con le stesse tonalità, nella voce ci sono alcune cadenze, alcuni accenti, alcune cose che secondo me proprio digitalmente non si possono facilmente. Poi per uno che l'ha conosciuto per tanti anni, che ci ha parlato, vi dicendo, era solo il tono a essere differente. Mi ha messo una cuccia nell'orecchio questa cosa. E poi non ci credo che Jimmy abbia ucciso tutte queste persone. Jimmy che aveva timore anche a prendere in mano una pistola, abbiamo visto anche quando è andato al padre di Matt minacciarlo con la pistola, lui era intimorito, ne era spaventato da questa cosa. Non ci credo che lui premendo un tasto abbia fatto una strage, stia compiendo, per qualsiasi cosa ci sia dietro, è solamente totalmente al di fuori della personalità di Jimmy. Poi qui l'ho segnato, vi segnalo un errorino qua di Nick Ryder,
un errorino di scrittura, che c'è scritto quello che so e che ti fermerò, ma invece c'è scritto quello che so e congiunzione che ti fermerò. Un piccolo errorino, sapete che ogni tanto mi capita di scovarli. Insomma, passiamo al voto invece ai disegni di Ivan Vitolo, al quale io ho dato 8, forse un voto in meno rispetto a quando gli avevo dato in quel numero, questo me lo ricordo, gli avevo dato 8 e mezzo, perché tiene molto di più la griglia rispetto a quel numero. Secondo me lì c'erano delle bellissime dei bellissimi spaccati, qui naturalmente qualcuno lo troviamo, anche qualche primo piano, come vedete qui. Mi piacciono questi primi piani che spaccano proprio il disegno, queste immagini così a tutta pagina. Ce n'è anche un'altra in cui ci sono al solito le immagini buttate lì come se fossero delle diapositive. Questa ve la faccio vedere domani insieme, questa scena drammatica in cui sta precipitando. Qua c'è un'altra splash page, però ecco, la stessa squadra non si vede tantissimo. Questo è un numero in cui c'è stato un pochino più di indagine rispetto agli altri, che è la cosa che effettivamente è mancata. Ritorna, si vede anche Alfi, a cui qua veramente è una porta di culo incredibile, in cui subito riconosce un personaggio che avevamo visto. E qua non so se in questi numeri, non mi va neanche di mettermi qua a spulciare per non allungare di troppo il video, questo personaggio l'avevamo visto giovane nei numeri precedenti, quindi ritorna. Ma devo dire, veramente bello il disegno, soprattutto quando con queste inquadrature, quando appunto viene ucciso. Sapete che c'è, i diabetici hanno questa pompetta, hanno questa pompa per l'insulina che regola in base alla glicemia e rilascia nel sangue le dosi di insulina. Guardate che bella questa inquadratura, con questa pancia, con questo ventre enorme, e la dottoressa che è un medico legale che cerca appunto di rianimarlo, se ne accorge subito. Mi è piaciuta questa parte qua, ben fatta, devo dire. A volte io dal punto di vista medico trovo delle cose che non vanno, qui devo dire che è stata ben studiata anche la storia del pacemaker dell'ex tenente Arthur Ryan, oggi in pensione. Comunque sia, 8 sono merita tutto. C'è un Nick Ryder che non ride mai. Ecco, in quel numero precedente con la nuova squadra l'avevo visto fare qualche sorriso, insomma fare da padre un pochino alla squadra. Qui è veramente un po' abbastanza burbero a memoria, ora non l'ho rispogliato tutto, ma mi ha fatto impressione che Nick Ryder veramente non ride mai. Va bene ragazzi, io direi che ci vediamo all'ultimo numero, all'ultima recensione, troveremo nel prossimo numero anche questa frase di Jimmy che si vede qua: maledizione a te e alla tua testa dura. C'è naturalmente qualcosa sotto, c'è qualcosa sotto. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre ipotesi, che cosa pensate che sia, è veramente Jimmy o magari, che ne so, anche un fratello gemello. E come ve la spiegate poi tutta questa vicenda? Ecco, mi riferisco anche un po' ai lettori storici di Nick Ryder. Vi sembra plausibile una cosa del genere? Come l'avete presa voi dal punto di vista emotivo, sentimentale, direi, no? Va bene ragazzi, ci vediamo quindi al prossimo video con un'altra recensione scarsa. Ciao!